avant de venir ici, j'avais aucune idée de ce à quoi ça allait ressembler. I think being here, I've reached my goal. When I came back from England to France, my fantasy was to build a house in the woods and make it almost like a little community of artists. But I found that here, really. It's just like we all live together and we're all artists, all creating, all with one project in common. So it's a motivating environment to be in. Getting to know horses is just amazing. I just never thought I would be doing this because, well, they're like 2 meters tall. Like, they're scary. Usually anything that's bigger than me, I run away from. Vivere da solo non sono capace di farlo, anche se mi piace stare da solo. Da quando l'ho scoperta la vita in collettivo, ho voglia che sia la mia vita. Voglia di passare tempo in collettivo. C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Je pense que je me suis jamais sentie autant dans l'effort permanent que maintenant, quoi. C'est pas facile. On travaille tous les jours. On n'a pas de jour de pause. Vraiment, on a toujours tous les jours, il y a des choses à faire. On joue presque tous les jours. Tous les soirs, on fait un spectacle presque. Moi, j'ai une partition dans le spectacle très physique. C'est très physique, ça me demande beaucoup d'énergie, je demande beaucoup à mes muscles, à mon corps. On a de la chance d'avoir des personnes hyper compétentes et hyper motivées. Je pense que tous ensemble, on se tire vers le haut pour se motiver à continuer, à faire les choses. Et une fois qu'on... Voilà, c'est dur, c'est pas facile, on fait le spectacle, après on démonte le cirque, on déplace tous les camions, on fait la route avec les chevaux, on arrive, on remonte le cirque la même journée, le lendemain. Une fois qu'on a fini de monter le cirque, on est content, on est heureux, on a fait 24 heures de travail sans pause. On a dormi 3 heures, mais on est heureux de l'avoir fait. C'est à ce moment-là où les choses, elles prennent du sens. Abbiamo bisogno solamente di cibo e acqua per dormire, abbiamo bisogno anche di sesso per le endorfine che produce il sesso, per il benessere. E il fare l'amore è la parte che metto in parallelo con la cultura, è quello che ci arricchisce l'animo, è quello che ci fa sognare, ci fa andare oltre il nostro quotidiano. Aprendo le porte alla fantasia, se sei immobile, perché non puoi muoverti, perché hai un problema fisico, perché non hai soldi per farlo. Puoi viaggiare lo stesso, con la mente, ti puoi straniare. Io faccio parte di un collettivo a Bologna che c'è da più di 10 anni. Non mi piace come parola, però facciamo spettacoli nel terzo mondo. Cioè, in tutti i paesi in cui il circo tendenzialmente non arriva. E ci siamo varie volte chiesti, ma noi cosa portiamo? Non siamo Emergency, non siamo Amnesty, non portiamo supporto psicologico, giuridico, medicine. Però per 2 ore sta gente cancella quello che è la sua realtà e sta con noi. E quella cosa lì non gli fa cambiare la vita, però gli fa cambiare quel momento. E noi, la nostra vita è fatta di momenti. Quindi per me è vitale come appunto il cibo e il sesso.